Oggi abbiamo un ospite graditissimo che è il dottor Davide Conti. Davide Conti è ricercatore alla Fondazione Lelio Ba, dottore di ricerca alla Sapienza di Roma, è ricercatore alla Fondazione Lelio Basso, è consulente per l'archivio del Senato della Repubblica, autore di un libro edito da La Terza, molto, molto conosciuto, che è stato citato anche recentemente, sentito citare anche da poco, e che comunque riguarda, si chiama La Rimanere della Repubblica, riguarda la storia del movimento sociale italiano, diciamo nel periodo tra gli anni 50 e la metà degli anni 70, quindi un periodo che in qualche modo riguarda anche quanto Davide ci racconterà oggi, no? Perché qual è il tema? Ringrazio naturalmente Davide per essere qui, lo ringrazio tantissimo, è venuto apposta per voi, perché per me, quindi sappiatelo apprezzare. Come vedrete, cercheremo sempre di avere degli ospiti, soprattutto dei ricercatori e degli studiosi giovani, senza nulla togliere a quelli più anziani, però sono sicuro che il contributo di chi sta dando, appunto, sta lavorando sulle carte, sui documenti in modo più fresco, più innovativo, è assolutamente importante, senza nulla togliere alla sapienza antica. Bene. Il tema di oggi è destra e guerra fredda, o meglio, la destra radicale come strumento della guerra fredda. L'abbiamo già detto altre volte, l'abbiamo citato in diverse occasioni, parlando soprattutto della destra radicale europea negli anni 50. Vi ricordate, vi avevo detto, state attenti, perché se c'è una fase di clandestinità o di semiclandestinità nella quale la destra europea, anche la destra italiana, come sicuramente Davide ci racconterà, è vissuta, questa fase termina grosso modo quando lo scontro si fa calor bianco tra i due blocchi. E quindi nel momento in cui tra 1947 e il 1951-52, cioè gli anni veramente degli anni della mischia, gli anni in cui la guerra sta diventando calda, pensate alla Corea, al Medio Oriente, eccetera, le crisi di Berlino, in quegli anni qualcuno ad Occidente, va detto anche in qualche modo in certi casi anche all'Oriente, anche nel blocco orientale, ci sono stati, come ho già citato, casi di utilizzo, se non altro in termini o di intelligence o di banale azione e attività, diciamo, di polizia politica, l'utilizzo di qualche vecchio collaborazionista, lì ad esempio in Romania, nel caso però anche in DDR, nel caso invece dell'Ovest non c'è dubbio, e lo si sa e ne parleremo oggi, che a un certo punto questi movimenti dell'estrema destra, che in qualche modo fino a quel momento avevano vissuto una fase clandestina proprio perché appartenenti alla frazione sconfitta della guerra, si ritrovano ad essere utilizzati. E c'è forse anche una sorta di osmosi, di utilizzo reciproco, di scambio di favori. L'oltranzismo occidentale utilizza l'estrema destra, ma anche l'estrema destra ne approfitta, come vedremo, attraverso tanti strumenti per in qualche modo rimanere a galla, essere sempre più visibile e probabilmente anche essere più accettata dal punto di vista istituzionale. Bene, io non dico altro, ho già parlato troppo, lascio la parola volentieri a Davide Conti, prego. Grazie, intanto grazie dell'invito. Diciamo che il tema è, a mio giudizio, particolarmente centrato per una serie di ragioni. Innanzitutto perché possiamo partire da un'affermazione, secondo me, di un certo rilievo, che viene da Moro, che, prigioniero delle Brigate Rosse, allude al ruolo della estrema destra in Italia come ad un ruolo molto più incidente sugli equilibri politici nazionali di quanto la stretta ridotta rappresentanza parlamentare del movimento sociale lasci intendere. Da questa riflessione
diciamo, che emerge in un contesto come quello del, della vicenda del sequestro, secondo me si può partire per ricostruire, ricomporre ciò che è stata l'eredità dell'estrema destra nel nostro paese. Quindi non solo nell'ottica, come dire, quantitativa, ma soprattutto nella capacità qualitativa di incidere in un determinato contesto, svolgendo una funzione storica, appunto, che riproduce la messa in discussione dei paradigmi che dopo la, la fine della Seconda Guerra Mondiale si erano anche costituzionalmente cercati di affermare nel nostro paese. All'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, la prima vera questione è la, per i nuovi partiti democratici di massa, è la ricomposizione di un tessuto sociale larghissimamente impregnato dal ventennio fascista, e come concetto di mobilitazione di massa il fascismo era stato la risposta italiana, nazionale, all'ingresso delle masse nella vita pubblica, una risposta di tipo autoritario che non aveva dato uno sbocco pubblico, diciamo, a questa dimensione nuova, l'ingresso dopo la fine della prima guerra mondiale delle masse nell'agorà pubblica, appunto. Il fascismo aveva risposto a questa esigenza con la composizione di un regime autoritario che dava, dentro un principio di organizzazione statica, la percezione sociale della mobilitazione continua. Le tantissime organizzazioni, dai Balilla, gli avanguardisti, alle organizzazioni delle donne, davano l'impressione e rispondevano a delle esigenze che dopo la fine della prima guerra mondiale erano emerse in maniera fragorosa, soprattutto in rapporto al prezzo pagato dalle popolazioni civili per il conflitto mondiale. Le popolazioni civili che quindi tornavano da quell'esperienza con la consapevolezza di avere la necessità di pesare di più nelle scelte complessive generali dei paesi, proprio perché venivano dal grande massacro della prima guerra mondiale. Questo elemento si ripropone con forza nel secondo dopoguerra, e si ripropone con forza in un contesto in cui i partiti antifascisti hanno la necessità di integrare al loro interno, all'interno di nuovi organismi di massa, le masse che erano state fasciste. Questa dimensione colloca quindi due tipi di problemi in una condizione parallela: da un lato la necessità di assorbire e rieducare pedagogicamente queste masse alla democrazia, agli istituti democratici, alle nuove forme costituzionali che progressivamente acquisiscono forma nell'assemblea costituente e che quindi automaticamente vengono trasportate all'interno del dibattito tra dei partiti interno e tra i partiti in Parlamento. Dall'altra però, la fine della Seconda Guerra Mondiale, la fine della Guerra Calda, avvia un altro tipo di dimensione, che è quello della guerra fredda, che quindi, per quanto riguarda il particolarissimo caso italiano, costruisce una prima sovrapposizione contraddittoria tra la discriminante storica positiva dell'antifascismo e la discriminante politica, geopolitica, dell'anticomunismo. Questa sovrapposizione contraddittoria crea una prima disconnessione tra una forza costituente come il PC e il PSI, allora strettamente legato dei comunisti, e il processo costituente stesso. Tant'è vero che noi fino al 1956 parleremo apertamente, proprio lungo tutto l'arco del primo periodo della guerra fredda dura, di congelamento della Costituzione. Fino al 1956 un istituto come la Corte Costituzionale non entrerà in funzione, e il primo presidente della Corte Costituzionale sarà Zaritti, cioè l'ultimo presidente del Tribunale Speciale Fascista. Questa sovrapposizione quindi crea le condizioni per il dipanarsi di due fattori. Uno
legato a un principio di riproposizione elitario delle classi dirigenti, dei gruppi dirigenti. In Italia manca totalmente un processo politico di epurazione e quindi questo naturalmente ipoteca la capacità di rinnovamento della struttura dello Stato. Dall'altra parte, questo ciò evita naturalmente di fare i conti con l'eredità fascista, di fare i conti con l'eredità fascista e quindi con tutto ciò che quella vicenda ha comportato sul piano nazionale e internazionale. Un esempio clamoroso saranno i mancati processi ai criminali di guerra fascisti, sia rei, sia di condotte illecite interne, cioè in Italia, sia di condotte illecite all'estero, nei paesi ex occupati, la Jugoslavia, la Grecia, l'Albania, i paesi dell'Africa, l'Unione Sovietica, la Francia, tutti questi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, tutti questi paesi alla fine della Seconda Guerra Mondiale presenteranno alle Nazioni Unite dei lunghi elenchi con oltre 1000 nomi di criminali di guerra italiani che si erano resi responsabili di rappresaglie, eccidi, stragi in tutti questi paesi occupati e di torture contro i prigionieri di guerra, soldati anglo-americani. E tutte queste persone, questi oltre 1000 nomi, non verranno mai processati, mai estradati nei paesi che ne fanno richiesta, né processati in Italia, come il governo italiano rivendica all'inizio. Questo perché appunto il fare i conti con quella storia, il costruire una nostra Norimberga italiana, avrebbe naturalmente determinato una linea di faglia, una linea di frattura non componibile all'interno di quel processo che un grande storico come Claudio Pavone ha diciamo, sintetizzato nella formula della continuità dello Stato. Questa continuità di personale, questa continuità anche di ordinamento, perché ripeto, noi abbiamo vissuto una lunga fase post-bellica di congelamento costituzionale, determina quei fattori che rendono possibile ciò che ad esempio in Germania non fu possibile, la nascita cioè di una struttura partitica organizzata come movimento sociale, cioè la diretta eredità dell'ultimo strascico dell'esperienza fascista, quella salutina, si traduce nella formazione organica in Parlamento della rappresentanza missina. Rappresentanza missina che nell'immediato dopoguerra non è immediatamente quantificabile, tanto è vero che i primi contatti, le prime connessioni con questo magma carsico, questa anima nera della Repubblica, avvengono prima del referendum istituzionale su monarchia o repubblica. I contatti che i partiti del CLN hanno ad esempio con Pino Romualdi, che è il vero fondatore del movimento sociale, ex gerarca del regime prima e di Salò poi, stanno proprio ad indicare la necessità di creare una dialettica, per quanto clandestina, per quanto sottotraccia, sulle determinanti storiche del momento. La questione istituzionale diventa quindi fattore dirimente, da un lato per il passaggio istituzionale dalla guida del re alla Repubblica d'Italia, dall'altro per misure negoziate che producono ad esempio forme molto ampie di amnistia. L'amnistia Togliatti è il provvedimento più noto, diciamo così. Subito prima delle elezioni del 48 ci sarà un'altra legge che viene chiamata la legge di clemenza, che ripristina sostanzialmente tutte le tutti i funzionari nei loro ruoli pregressi nelle istituzioni del paese, legge di clemenza che viene personalmente redatta dall'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giulio Andreotti. In questa dinamica, in questa dimensione, si colloca il contesto della guerra fredda.
E quindi in una situazione internazionale in cui gli schieramenti della guerra calda si sono sfaldati, si sono ricomposti in forme diverse, per cui gli alleati di ieri, la Russia, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia, diventano i nemici del giorno successivo, con la divisione in due blocchi, il patto di Varsavia da un lato a guida sovietica e quello che noi impareremo a chiamare dopo il patto atlantico, la NATO a guida americana dall'altra parte, determina quindi una situazione nuova per gli eredi di Salò. Una situazione che, come dice Romualdi, apre spazi per fare politica. E fare politica per Romualdi, fare politica per il movimento sociale, fare politica per tutta la direzione del movimento del MIS, non significa ridursi in una ridotta nostalgica. Cioè, naturalmente, i primi aggregati, sia a livello di consenso, sia a livello di personale politico spendibile, sono tutti quanti eredi dell'esperienza, soprattutto salutina. Ma immediatamente dopo, questa aggregazione, il movimento sociale, avvia un processo di progressiva ricomposizione di blocchi sociali. E lo vediamo immediatamente nelle elezioni amministrative dell'inizio anni 50, che sono proprio lo snodo essenziale per capire la vicenda della destra di questo magma carsico nel nostro paese. Nel 1950, a partire dagli anni 50, le amministrative del 50 e del 51, e poi più clamorosamente le politiche del 53, che faranno saltare la cosiddetta legge truffa, cioè la legge maggioritaria, espongono il blocco conservatore antifascista, cioè la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale e alcuni partiti centristi alleati, al recupero del retroterra economico e sociale, di rappresentanza economico-sociale, proprio del MIS e del Partito Monarchico. Nel Sud Italia le percentuali che questi due partiti alleati riescono ad ottenere in questi tre anni destrutturano quel largo consenso che aveva consentito alla Democrazia Cristiana di vincere praticamente da sola, con una maggioranza schiacciante, le elezioni del 18 aprile del 1948, che avevano poi definitivamente chiuso l'esperienza di collaborazione tra i partiti della sinistra e appunto i partiti della resistenza moderata antifascista. Questa composizione, appunto, fa capo naturalmente al blocco agrario, che è uno dei blocchi molto forti, dove con più refrattarietà si fa strada la Costituzione. Pensiamo soltanto alle lotte molto dure degli anni 50 in tutto il Mezzogiorno per l'attuazione della riforma agraria, che costa morti, feriti, la strage di Portella della Ginestra, cioè una serie di meccaniche di militarizzazione del conflitto politico che stanno tutte dentro il processo di attuazione della Costituzione e, viceversa, il meccanismo di contrasto alla sua attuazione. Il movimento sociale quindi e la destra nel suo complesso come area, come la ricostruisce Moro, economico-sociale, riproduce quindi una capacità di uniformare anche le proprie istanze e di rappresentarle non solo in Parlamento ma in tutte quelle assise, quelle componenti decisionali e negoziali che definiscono l'attuazione del dettato costituzionale da un lato e dall'altro definiscono la capacità di elaborazione politica. La guerra fredda, questo naturalmente semplifica, perché schiaccia i due blocchi e quindi obbliga ad una costrizione dentro perimetri definiti di tutte le forze. Per cui il principio secondo cui i partiti democratici conquistano una loro legittimità all'accesso al governo del paese sulla base della fedeltà costituzionale, cioè i principi valoriali dell'antifascismo che dà la radice essenziale alla Costituzione repubblicana, muta e
quindi un nuovo perimetro viene demarcato dal contesto geopolitico che conferisce legittimità ai partiti schierati nell'alleanza atlantica, schierati con l'alleanza atlantica in un paese aderente al blocco occidentale. Il movimento sociale, l'abbiamo detto, inizia a fare politica in questo contesto e già nel 51 compie la scelta atlantica, che non è una scelta come dire, scontata. Non è una scelta scontata perché il partito degli eredi di Salò, il partito ex fascista, è composto da tutti soldati, militanti, combattenti che nella seconda guerra mondiale hanno combattuto contro l'alleanza, in particolare anglo-americana, e quindi non è, come dire, un gioco a somma zero, un passaggio politico indolore, ma che allo stesso tempo riesce a sbloccare in misura, per quanto in misura marginale, quella componente politica di rappresentanza in mondo, dandole un ruolo, una funzione, dandole un ruolo e una funzione nei passaggi più complessi della vita italiana: le elezioni dei presidenti della Repubblica, le composizioni delle giunte comunali, soprattutto nel sud Italia. Processi che maturano a tal punto per cui nel 1960, a soli 15 anni dalla fine del conflitto, il governo Tambroni, un monocolore democristiano, è retto in Parlamento in forma legittima dal sostegno del movimento sociale. Quel nodo, quel passaggio, rappresenta uno spartiacque nella storia della rappresentanza dell'estrema destra, del neofascismo e della destra radicale nel nostro paese e del suo rapporto con le classi dirigenti, perché per la prima volta, comunque attraverso una prassi parlamentare legittima, quindi formalmente ineccepibile, il partito neofascista ritorna nell'area di governo. C'è a quel punto un moto antifascista che coinvolge tutta la penisola, tutto il paese, dalla Sicilia alla Liguria. Ci sono morti, feriti, manifestazioni. I fatti più importanti, lo saprete, avvengono proprio a Genova, dove è stato convocato il congresso del movimento sociale tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio del 1960. Quelle mobilitazioni antifasciste guidate dai partiti dell'arco costituzionale e dai loro massimi dirigenti, Pertini ad esempio, si ritrova a Genova a guidare i nuovi CLN riformatisi per l'occasione, per impedire il congresso del movimento sociale e protestare contro l'ingresso del MIS nell'area di governo del gabinetto Tambroni. Ecco, quel passaggio lì impedisce politicamente la formazione di quel governo e sancisce uno spartiacque. Chiude cioè una fase storica, quella della guerra fredda dura da un lato, perché apre a un'ipotesi di centrosinistra, cioè di partecipazione di un pezzo della sinistra, in particolare dei socialisti, all'area di governo, ma allo stesso tempo rappresenta nell'immaginario semantico dei giovani dell'estrema destra un punto di non ritorno, perché rappresenta in quel momento la testimonianza, la rappresentazione oggettiva che anche attraverso una via parlamentare legittimamente concordata in Parlamento ai missini non è data la possibilità di concorrere alla direzione nazionale del paese. Quindi questa doppia lettura, il modo antifascista che protegge il paradigma resistenziale e con esso l'architettura costituzionale da un lato, e la presa di atto, la presa di coscienza di un pezzo di società per cui l'accesso al governo, anche in forme legittime, anche in forme parlamentari, è impedito. Si definisce quindi in maniera chiara quella convenzione ad escludere, cioè quella convenzione ad escludere le due estreme che fino ad allora era stata, come dire, riservata al Partito Comunista e ai socialisti in virtù della loro grandezza in termini quantitativi di consensi di voto.
ma che arriva al caso limite del 60 a definire un perimetro anche sull'estrema destra. Questo passaggio è assolutamente coincidente con un'evoluzione quantomeno di un segmento dell'Alleanza Atlantica che fa capo ai circoli più oltranzisti dell'Alleanza della NATO e iniziano a svolgersi proprio a partire dal 59, poi nel 60 e poi nel 62 dei convegni che teorizzano, iniziano a teorizzare, prendendo spunto dai manuali della guerra non ortodossa della NATO, cominciano a teorizzare l'utilizzo, cioè la reimmissione nel circuito politico, del conflitto politico, del personale neofascista in chiave anticomunista. Sono dei convegni della NATO che sono ufficiali, aperti da Stick, cioè dal segretario generale, prendono il nome e il titolo di guerra politica dei soviet e teorizzano apertamente le meccaniche che saranno proprie dell'attività neofascista durante il corso degli anni 60-70 e che, diciamo, si tradurranno nella pratica politica della conflittualità di quel decennio in quella che generalmente viene definita con un termine giornalistico tratto da un giornale inglese, dal Guardian, la strategia della tensione, cioè quella particolarissima declinazione del conflitto politico interno alla Guerra Fredda e interno al contesto italiano, in cui si avvia un processo di militarizzazione dello scontro politico, in quanto si definisce elemento militare anche la sola mobilitazione politica che sbilanci a sinistra il quadro degli equilibri del paese. Ad esempio, negli anni 60 la classe operaia non diventa un soggetto sociale che rappresenta i suoi interessi attraverso le lotte sindacali, vertenziali, diventa per la sua organicità al Partito Comunista e al Partito Socialista, ma in particolare al PC, diventa elemento direttamente connesso con gli equilibri geopolitici, perciò la sua mobilitazione, la sua capacità di creare un movimento largo, includente altri strati sociali e capace di spostare consenso sulla sinistra, sui partiti della sinistra, in particolare sul PC, si traduce in ultima istanza come elemento di scardinamento, di indebolimento dell'adesione italiana alla NATO. Pensiamo appunto che nella logica della guerra fredda anche la sola partecipazione indiretta di un partito direttamente alleato di Mosca avrebbe determinato all'interno di un paese collocato all'interno dell'Alleanza Atlantica. In un consiglio dei ministri qualsiasi, anche il semplice ministero del turismo assegnato a un comunista avrebbe permesso a quell'esponente del campo militare nemico di accedere a una serie di informazioni anche riservate proprie di un paese organico all'altro schieramento militare. Questa situazione di incompatibilità, di contraddizione sistemica, potremmo dire, determina una serie di anomalie. E quella italiana si presenta esattamente in questa forma, cioè in una forma assolutamente anomala di composizione del quadro democratico. Un quadro democratico bloccato, cioè senza la possibilità di alternanza dei partiti al governo, con la Democrazia Cristiana che fa perno intorno alla quale ruotano di volta in volta i partiti alleati a seconda dell'equilibrio politico che si compone, quindi un governo centrista piuttosto che un governo di centrosinistra a partecipazione socialista, ma senza la possibilità di un'alternanza
come oggi noi comunemente conosciamo i sistemi politici, diciamo, occidentali e non solo occidentali. In questo contesto il movimento sociale elabora una sua strategia di ricomposizione della destra, innanzitutto. Una destra che si è scomposta nel corso degli anni. Nel 1956 una componente del movimento sociale guidata da Pino Rauti fonda il Centro Studi Ordine Nuovo. Successivamente viene fondato un altro gruppo con un carattere più spiccatamente paramilitare che si chiama Avanguardia Nazionale. Questi due gruppi, che saranno i principali gruppi dell'estrema destra nominalmente esterna al MIS, verranno poi seguiti dalla nascita di una terza organizzazione importante dell'estrema destra che si chiamava il Fronte Nazionale, guidato da Iulio Valerio Borghese, ex comandante della decima MAS, anche lui criminale di guerra, processato e condannato all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale, poi amnistiato e diventato in successione presidente del movimento sociale e poi fondatore del Fronte Nazionale. In questo magma carsico, all'interno del quale c'è uno spaccato dell'Alleanza Atlantica che guarda i fascisti come a un potenziale di mobilitazione anticomunista, perché se una cosa mancava alle forze moderate, al blocco conservatore in Italia, era la capacità di mobilitazione dei militanti. Erano dei partiti, la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, i Repubblicani, il Partito Socialdemocratico, dei partiti con un largo consenso d'opinione, in grado cioè di raccogliere molti milioni di voti, decine di milioni di voti, ma incapaci di contrastare sul piano della mobilitazione le forze della sinistra. E quindi la presenza in piazza dei fascisti diventa un elemento aggiuntivo che alcuni settori del blocco atlantico guardano con simpatia. Le mobilitazioni nazionaliste dei missini per Trieste italiana, ad esempio, sono una prima esposizione, rappresentazione di questa forza militante che altrimenti i partiti conservatori non avrebbero. Più ancora, la mobilitazione, diciamo, diventa nell'immaginario collettivo, si connette alla rivendicazione di un campo, quello occidentale, dove vige la democrazia in contrasto con i regimi sovietici ad est, quando nel 1956, con l'invasione d'Ungheria, si palesa la forma dittatoriale dei regimi sovietici, del regime sovietico, e quindi i gruppi giovanili missini, con le loro mobilitazioni a carattere anticomunista, riescono ad inserire le loro parole d'ordine nel circuito del dibattito politico pubblico, proprio anche dei partiti democratici. Questo doppio canale interno e esterno, che fa leva sulla particolarissima contestualizzazione italiana, dove c'è un paese collocato esattamente al centro di una doppia frontiera geopolitica, non solo quella che divide l'est dall'ovest, il campo comunista dal campo anticomunista, ma anche la frontiera che divide il nord del mondo dal sud del mondo, in particolare con riferimento al Medio Oriente, dove si va componendo la stessa proiezione della guerra fredda e dove il conflitto, ad esempio, arabo-israeliano assume immediatamente i connotati geopolitici del mondo bipolare. E anche lì il movimento sociale e la destra radicale producono una forzatura ideologica, schierandosi apertamente con lo Stato di Israele, gli eredi del fascismo, delle leggi razziali, gli eredi del fascismo che con il mondo arabo aveva costruito un rapporto politico di interessi nazionali e internazionali, spezza questa dinamica storica e la riconverte ad una necessità contingente geopolitica che modifica la collocazione internazionale e le posizioni dell'estrema destra, rendendole ancora una volta compatibili
con le esigenze dell'alleanza atlantica. Di nuovo la sovrapposizione tra la discriminante storica dell'antifascismo e quella geopolitica dell'anticomunismo determina una prevalenza della prima che produce una porzione del nostro sistema, per cui noi abbiamo una forza politica costituente, il PC, esclusa per il suo legame con Mosca, e una forza politica aderente alla NATO, esclusa per il suo legame storico col fascismo dall'altra parte, all'estrema ala del Parlamento. La svolta degli anni 60 si traduce sul piano italiano in un notissimo, dal punto di vista proprio dell'immaginario collettivo, in un notissimo convegno che si tiene a Roma, al Parco dei Principi, l'hotel Parco dei Principi, organizzato dall'Istituto di Studi Militari Alberto Pollio. A questo convegno, dove si teorizza l'intervento militare, la militarizzazione del conflitto e finanche di fatto le stragi, che di lì a poco innesteranno la vita della vicenda repubblicana a partire dal 1969, a questo convegno, finanziato dal Ministero della Difesa, partecipano gruppi dell'estrema destra, esponenti molto importanti dell'estrema destra, che recuperano le teorizzazioni dei convegni della NATO di inizio anni 60, quelli sulla guerra politica dei Soviet, e li declinano sul contesto italiano. Di lì a pochissimo si formano cellule, organismi interni e interne alle dinamiche militari, alle disposizioni militari, fino anche alle basi militari, distanze militari della NATO, che produrranno poi quel meccanismo criminale, di criminalità politica, che appunto sfocerà nella strage di Milano del 12 dicembre del 1969, che, lo ricordiamo, è il più grave fatto d'armi dopo la fine della seconda guerra mondiale contro civili nel nostro paese. Cioè la strage di Milano è, per importanza militare, per vittime civili, la strage più grave dai tempi delle stragi nazifasciste durante l'Italia occupata del 43-45. Quindi l'impatto di quella strage compiuta dalle cellule ordinoviste venete è un impatto enorme, che vuole suscitare un impatto enorme, vuole costruire un rapporto empatico tra la dinamica politica e il fatto di sangue, un rapporto empatico in grado di ridefinire i perimetri politici della legittimità, non solo delle forze rappresentate in Parlamento, ma della stessa forma istituzionale che il nostro paese ha assunto dopo la fine della seconda guerra mondiale. In particolare, diciamo così, in una meccanica che vede coinvolti i servizi segreti italiani, le componenti militari e le cellule neofasciste, nella giornata del 12 dicembre, in cui si verifica la strage a Milano, qui, ma si verificano anche gli attentati a Roma, e si costruisce una rappresentazione semantica dissimulata di questa azione militare. Una rappresentazione dissimulata perché si scelgono degli obiettivi. Siamo nel 1969, al termine del biennio 68-69, il 68 studentesco, ma soprattutto il 69 operaio, che ridefinisce i rapporti economici e le relazioni industriali nel nostro paese, e cioè ridefinisce la capacità di collocazione del reddito e delle risorse di profitto createsi durante gli anni del boom economico. Quindi c'è una prima grossa redistribuzione in termini di stato sociale, in termini di salari operai, in termini di servizi, in termini di accesso, quindi, a tutto un segmento della ricchezza creatasi col processo di accumulazione accelerato che negli anni 50 è stato dato dal sistema
italiano, in particolare dallo schema Carli e dalla linea Einaudi, cioè una linea incentrata sui bassi salari, sul contenimento dell'inflazione, un po' come la politica d'austerità che oggi, diciamo, si ripropone in termini, diciamo, contemporanei in questi anni, diciamo, di crisi economica. Alla fine di questo biennio, il 68-69, il 12 dicembre c'è la strage di Piazza Fontana a Milano e gli attentati di Roma, che non sono un unicum in quell'anno, sono la conclusione di una serie di attentati che dall'inizio dell'anno, dal febbraio del 1969, con una graduazione progressiva si sono verificati e che, ripeto, hanno come caratteristica una funzionalità di simulatorio. Quali sono gli obiettivi dove vengono collocate le bombe? Quali sono gli obiettivi che devono costruire nell'immaginario dell'opinione pubblica le responsabilità e la matrice di quegli attentati? La logica è: al termine di due anni in cui sono state riempite le piazze dagli studenti, in cui sono state consumate centinaia di milioni di ore di sciopero durante l'autunno caldo del 69, in cui per la prima volta sono stati intaccati i termini della redistribuzione della ricchezza, gli scontri, le manifestazioni, i picchetti operai, devono essere, nella logica di chi mette la bomba, il naturale prologo a quella istanza definitiva, stragista, e quindi costruire nell'immaginario collettivo la connessione tra le bombe e i movimenti che si sviluppano in quegli anni. Quali sono gli obiettivi, quindi, semantici che vengono scelti? A Roma vengono scelti le banche, il simbolo del capitalismo, e l'altare della patria, il simbolo del nazionalismo, due strumenti ideologici all'antitesi dei movimenti, diciamo, rivoluzionari della sinistra e del movimento operaio, così come si concepiva all'epoca, e lo stesso viene fatto a Milano. L'attentato viene compiuto dentro la Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana. E immediatamente si costruisce un'indagine, che si rivelerà assolutamente fallata, che individua la matrice di estrema sinistra, in particolare anarchica, come responsabile della strage, in una logica e un'ottica che deve far vedere la connessione diretta tra gli attentati, la componente considerata più estrema dei movimenti di mobilitazione di massa che si sono dipanati in quel biennio 68-69, e dunque la costruzione di una spinta, di una reazione empatica, appunto, alla riconversione di quello spostamento a sinistra dell'equilibrio politico nazionale. La richiesta, cioè, dell'opinione pubblica di uno stop alle violenze, di una fine delle manifestazioni, di un giro di vite, si chiamerebbe oggi, e soprattutto della sospensione del quadro costituzionale entro il quale queste disposizioni sono possibili, queste manifestazioni, questa cittadinanza del conflitto sociale è reso possibile. E infatti uno degli obiettivi delle cellule stragiste che si propongono è proprio quello della sospensione della Costituzione attraverso un procedimento assolutamente legale, perché con le disposizioni del testo unico del testo di legge unico di pubblica sicurezza, negli articoli 215, 14, 15 e 16, che all'epoca erano ancora in vigore, il codice Rocco, cioè il codice fascista di pubblica sicurezza, era possibile, sarebbe stato possibile, proclamare lo stato d'emergenza, perché lo stato d'emergenza può essere proclamato in chiave, diciamo, in un'ottica di azione militare sul suolo italiano. A fronte di un'azione di guerra, e lo abbiamo detto, la strage di Piazza Fontana è il più grave fatto d'armi contro civili dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe possibile proclamare uno stato d'emergenza che, come prima disposizione, avrebbe la sospensione della Costituzione.
la sospensione dei poteri del Parlamento e la concentrazione dei poteri nelle tre figure di vertice dello Stato: il Presidente della Repubblica, formalmente il capo delle Forze Armate, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, cioè responsabile dell'ordine pubblico. Questo decreto trova accoglimento, la presentazione di questo decreto trova accoglimento presso la Presidenza della Repubblica, il Presidente della Repubblica dell'epoca era Giuseppe Saragat, trova accoglimento presso il Ministero dell'Interno, il Ministro dell'Interno era Franco Restivo, esponente della Democrazia Cristiana, Saragat era esponente del Partito Socialdemocratico, non trova accoglimento, non troverà accoglimento presso la Presidenza del Consiglio. Il Presidente del Consiglio era allora un notabile molto importante della Democrazia Cristiana, Mariano Lumor, un notabile conservatore della DC, che però non firma la proclamazione dello stato d'emergenza. E anzi, l'avrete visto tante volte in televisione, la sera stessa degli attentati va in televisione e pronuncia un discorso in cui chiama i cittadini a raccogliersi intorno al dettato costituzionale. È un messaggio preciso, sottile, che si legge tra le righe, che arriva a chi deve arrivare. La proclamazione dello stato d'emergenza, la sospensione dell'ordinamento costituzionale, la concentrazione dei poteri e quindi un relativo giro di vite, cioè la messa per esempio fuori legge di tutta la componente della sinistra extraparlamentare, magari anche dell'estrema destra nella logica degli opposti estremismi, e il rafforzamento di un blocco unico intorno a figure forti di esponenti politici sulla base della proclamazione dello stato d'emergenza non passerà quantomeno con il placet della Presidenza del Consiglio, appunto, di Mariano Lumor. Mariano Lumor, secondo una ricostruzione a mio giudizio attendibile, ricomposta e dalle inchieste della magistratura e da un testimone diretto, Vincenzo Micciguerra, un neofascista di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale, a cui venne commissionato l'omicidio di Lumor, addirittura dentro la sua casa con la collaborazione della scorta. Micciguerra si rifiuterà di compiere questa azione, proprio un'azione punitiva contro chi nel dicembre del 69 aveva impedito, con la mancata controfirma dell'atto della proclamazione dello stato d'emergenza, la sospensione e quindi l'innesco di un processo di conversione autoritaria della nostra democrazia. Dicevo, Vincenzo Micciguerra, al quale verrà proposto dalle cellule ordinoviste l'eliminazione di Mariano Lumor, racconterà appunto che proprio questo sarà il movente di un'altra strage, quella del 1972, che avrà ancora come teatro Milano, la questura di Milano stavolta, durante la celebrazione del primo anniversario della morte del commissario di polizia Luigi Gardesi. La formula dissimulatoria utilizzata per la strage di Piazza Fontana e gli attentati di Roma è una formula dissimulatoria teorizzata nei convegni e della NATO e dell'Istituto Foglio e realizzata concretamente sul campo da personale missino o ex missino. Mario Merlino a Roma, per esempio, ex missino, poi avanguardista nazionale, si infiltra nei gruppi anarchici. Lo stesso accade a Milano. Un terminale di questa strategia che si diffonde a livello nazionale, la strategia dell'infiltrazione di militanti dell'estrema destra nei gruppi di estrema sinistra, nell'ottica di spingerli a compiere attentati di tipo stragista, trova, come dire, il suo luogotenente sul campo in un esponente molto noto dell'estrema destra, anch'esso ex missino, poi fondatore di Avanguardia Nazionale, che si chiama Stefano Delle Chiavi. In questo senso, in questo contesto, questa dinamica, che potrebbe sembrare estranea, esterna a questo magma carsico che abbiamo cercato di ricostruire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, produce invece una meccanica politica che, se anche non trova il suo sbocco diretto nella conversione autoritaria dell'ordinamento istituzionale dello Stato o, nella migliore delle ipotesi, in una riformulazione presidenzialista
del nostro ordinamento, costruisce le condizioni per la crescita esponenziale dell'estrema destra nel nostro paese. Il movimento sociale, nella sua forma MSI, raggiungerà il suo massimo storico proprio nella fase di anni compresa tra il 1969 e il 1974, esattamente coincidente con l'inizio e la fine, quantomeno della prima fase della strategia della tensione. Una strategia stragista che inizia a Piazza Fontana nel 69, lo dicevamo prima, prosegue con la strage della Questura a Milano, trova poi naturalmente delle espressioni anche non direttamente stragiste come il golpe borghese, quindi tentativi di eversivi in altre forme articolate, e si conclude per quanto riguarda la sua prima fase nel 1974 con le stragi dell'Italicus e di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1973. Questa fase della strategia della tensione è esattamente coincidente col massimo storico raggiunto dal MIS in termini elettorali nel nostro paese. Per trovare un dato elettorale maggiore dell'8,7% che il MIS ottiene su base nazionale nelle elezioni del 1972, dovremmo arrivare al 1993-94, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine della Prima Repubblica, con il movimento sociale che si avvia, si accinge a trasformarsi in alleanza nazionale col congresso di Fiuggi. Né prima né dopo ci sarà mai il raggiungimento di un picco, l'8,7, che rappresenta e rappresentò il massimo storico del movimento sociale. Il MIS, oltretutto, rappresenta anche una forza, come dicevo prima, militante, oltre che militare. E quindi, ad esempio, comincia a drenare una serie di risorse che arrivano non solo dai vecchi blocchi agrari, dei vecchi eredi latifondisti del Sud Italia. Comincia ad espandersi questa capacità di aggregazione di sostegno economico e quindi di radicamento politico ed elettorale anche nel resto del paese, in particolare nel triangolo industriale, dove più forte è lo scontro politico, sociale e dunque ideologico, sempre tenendo presente la proiezione che la geopolitica, quindi che la guerra fredda, immette dentro il conflitto italiano. Dicevo, nel triangolo industriale Genova-Milano-Torino il movimento sociale diventa una forza spendibile dal punto di vista militante e alcune volte anche paramilitare. C'è un incontro, a mio giudizio, molto importante nel settembre del 1969, un viaggio che il segretario del MIS Almirante compie a Torino per ricevere sostegno economico e dunque politico in forma diretta dalla Fiat, con un incontro diretto Agnelli-Almirante. Sono molti i finanziamenti confindustriali e non delle grandi partecipate italiane, per esempio l'ENI, che convogliano nel movimento sociale, che viene guardato a quel punto non più solo come una ridotta nostalgica, come un blocco in cui si congela un certo tipo di consenso, ma viene guardato come potenziale militante, potenziale spendibile sul piano del conflitto politico. Questo tipo di dimensione cambia anche la proiezione, la prospettiva politica dello stesso quadro dirigente che non si concepisce più come l'esule in patria, ma come l'avanguardia più ardita, per usare le parole dell'Almirante, cioè quella componente del blocco sociale, economico e politico anticomunista che, semplicemente, a differenza degli altri grandi partiti anticomunisti, dispone di un attivismo
capace di portare allo scontro anche fisico con le sinistre, nelle università, nelle piazze, davanti alle fabbriche, capace di organizzare contro sabotaggi e misure antisciopero, insomma una forza abbastanza consistente e in continua mobilitazione. In questo potremmo definire, in quest'ottica potremmo definire il movimento sociale e complessivamente il magma dell'estrema destra come un piccolo partito di massa, usando un ossimoro. Se a sinistra c'è un grande partito di massa, due grandi partiti di massa, capaci di mobilitare con le organizzazioni mastodontiche milioni di persone, il movimento sociale dall'altra parte è in grado di mobilitare piccoli gruppi, ma fortissimamente agguerriti, che sono in grado di rintuzzare l'avanzata politica sociale d'opinione pubblica di consenso delle sinistre e allo stesso tempo di aggregare intorno alle loro azioni anche i ceti medi e moderati. Dopo la strage di Piazza Fontana c'è un carteggio tra Nenni e Moro, e poi tra Nenni e Giorgio Amendola, cioè tra alcuni dei massimi esponenti della Repubblica, che appunto guardano agli eventi milanesi, così li chiamano, come alla composizione di un contesto molto simile alla Milano del 1919, cioè alla Milano pre-marcia su Roma, pre-nascita del fascismo. Perché? Non tanto per la presenza in piazza dal punto di vista fisico dei missili, quanto per il largo consenso di quel ceto medio, di quella maggioranza silenziosa che aveva fornito la base di massa del consenso del fascismo diciannovista. E questo si riproduce in particolare in questa città poco prima della strage di Piazza Fontana, in particolare alla fine e al termine di uno sciopero per la casa che si tiene a livello nazionale in questa città il 19 di novembre e che termina, uno sciopero per la casa dei sindacati, a cui partecipano anche i gruppi extraparlamentari, e che si conclude con incidenti tra gruppi extraparlamentari e polizia, culminati con la morte di un agente di PS di 20 anni che si chiamava Antonio Annaruma. Ebbene, quei funerali, i funerali di quel poliziotto, si tramutano a Milano in una prima impressionante manifestazione anticomunista di massa nella città, che culmina con aggressioni fisiche a senatori del PC presenti alle esequie, assalti alle sezioni dei partiti della sinistra e del sindacato, aggressioni a Mario Capanna, allora leader del movimento studentesco qui a Milano, e ad una vera e propria caccia, così la definiscono i giornali dell'epoca, al diverso, al capellone, al comunista, che richiama agli occhi dei vecchi padri costituenti che avevano attraversato tutto il ventennio, avevano vissuto sulla loro pelle la nascita e l'avvento del fascismo, richiama quel clima, quella dimensione di consenso delle classi medie. Ed è in questa disposizione che cresce il consenso del movimento sociale e si ridetermina, si ridefinisce un suo spazio politico di agibilità. Quando questo ha un freno, quando questa dinamica, questa misura inverte la sua tendenza, proprio nel 1974. È un anno in questo senso decisivo. Lo abbiamo visto, termina la prima fase della strategia della tensione. In che senso, in che termini? Gli studiosi, gli storici, le commissioni parlamentari d'inchiesta, la magistratura hanno cercato di ricomporre a distanza di 20, 30, 40 anni dai fatti quel tipo di dinamica, e lo hanno fatto seguendo una traccia
non di un politico, non di un magistrato, non di un militante dei gruppi della sinistra extraparlamentare piuttosto che dei partiti altri, ma di un intellettuale, di Pierpaolo Pasolini, che nel celeberrimo scritto Che cos'è questo golpe, quello che avrete sentito tante volte, il famoso io so i nomi di chi ha messo le bombe a Milano, so i nomi, conosco i nomi dei responsabili. Ecco, in quella prosa uscita sul Corriere della Sera, e che è l'ultimo articolo che il poeta pubblica sul quotidiano milanese, viene ricostruita questa memoria che all'epoca dei fatti non viene nemmeno probabilmente colta nella sua essenza, come dire, di profondità analitica, perché Pasolini dice: io so perché le stragi di Milano del 1969 sono anticomuniste e perché la strage di Brescia è una strage antifascista, che dal punto di vista della logica è quasi incomprensibile. In realtà no, è assolutamente centrato, perché l'abbiamo visto, la logica semantica della strage di Piazza Fontana e della strage della questura di Milano del 72 è quella della individuazione della matrice della strage nell'area politica dell'estrema sinistra, nell'ottica della criminalizzazione dell'estrema sinistra, la logica del simulatorio. Per questo vengono utilizzati militanti dell'estrema destra infiltrati nei gruppi della sinistra. La strage dell'Italicus, ma soprattutto la strage del 28 maggio del 1974 a Brescia, rompono questo schema, rompono nell'immaginario collettivo la riconduzione della violenza stragista alla matrice dell'estrema sinistra. Perché la strage del 28 maggio del 1974 viene compiuta a Brescia contro un comizio del sindacato CGIL CISL e UIL, convocato su parole d'ordine antifasciste in risposta alle violenze che gli squadristi missini e dei gruppi extraparlamentari avevano praticato nel bresciano e nell'interland bresciano nei mesi e nelle settimane precedenti. Quindi quella strage rompe questa logica e rompe anche dal punto di vista dell'immaginario collettivo la connessione tra stragismo e responsabilità dei gruppi dell'estrema sinistra. Badiamo bene, noi oggi sappiamo, nel 2014, la provenienza, la matrice, ciò che stava dietro la strategia stragista, ma nel 1974 assolutamente l'opinione pubblica non era edotta delle connessioni, delle formule, delle... Sì, se puoi interrompetemi, ovviamente, se per qualsiasi... La storia del 74 contro chi? È contro un comizio sindacale, contro un comizio di CGIL e CISL e UIL, che appunto convocano questa manifestazione che si conclude a Piazza della Loggia per protestare contro le violenze squadriste che... appunto i gruppi sia del movimento sociale che dell'estrema destra locale avevano perpetrato sul posto. Questa strage, lo dicevo prima, rompe nell'immaginario collettivo la connessione diretta o indiretta tra manifestazioni, movimento operaio, conflitto sociale e strage e politica militare, e quindi costruisce una diretta connessione tra quel fenomeno e l'estrema destra. Qui l'intuizione di Pasolini, l'idea cioè che se c'era una logica e un utilizzo del personale neofascista nelle stragi del 69, questa logica termina con la liquidazione di quella manovalanza, di quel personale neofascista, attraverso il compimento di azioni che indichino all'opinione pubblica, ma a quel punto anche alla magistratura, le matrici delle stragi e quindi le linee di indagine su queste.
Da questo punto di vista, il biennio 73-74, subito successivo alla crescita elettorale del movimento sociale, diventa un punto essenziale per la comprensione della vicenda dell'estrema destra nel nostro paese. Nel 1973 viene sciolto Ordine Nuovo, l'impero, dal Ministero dell'Interno, con un provvedimento tutto politico, che dal punto di vista della, diciamo, dell'aderenza giuridica lascia molto a desiderare. Fu un provvedimento politico che il Ministro dell'Interno Taviani volle per dare un segno di cambiamento, non solo all'opinione pubblica, ma soprattutto a tutta quella ramificazione, quel retroterra economico e anche militare che aveva concorso col personale neofascista alla perpetrazione delle stragi, della strategia stragista. Nel 1974 la logica, diciamo, la costruzione logica che Pasolini fa verrà ripresa poi dalla commissione parlamentare inchiesta Pellegrino, che, diciamo, in una forma semplificatoria guarda le stragi del 74 come dei fenomeni che sostanzialmente vengono non repressi inizialmente, quindi vengono fatti compiere, per poi reprimere, tagliare i rami secchi di questa manovalanza, ma soprattutto per rendere non spendibile la forza di ricatto che questa manovalanza aveva acquisito presso alcuni centri economici e di potere. Perché una volta indagati per strage, una volta sottoposti allo scioglimento dei gruppi, una volta arrestati, il potere ricattatorio di quella stessa manovalanza che avrebbe potuto disvelare le connessioni, le composizioni organiche e disorganiche interne alla strategia delle stragi, viene meno, vengono meno. Pensate soltanto all'inchiesta sul golpe borghese, che produce lo scioglimento del fronte nazionale, obbliga Valerio Borghese a scappare all'estero e pone fine a una delle strutture più pericolose che si erano composte all'estrema destra anche nel mondo. Ordine Nuovo viene sciolto nel 1973 nella sua forma nuova, perché l'Ordine Nuovo, le cui cellule compiono le stragi, rientra nel movimento sociale a dimostrazione di questa dualità che non è conflitto, è rapporto di relazione, è rapporto d'ambiente, è comunità, per utilizzare il gergo dei neofascisti. L'Ordine Nuovo, le cui cellule compiono quelle stragi, rientra nel movimento sociale per utilizzare, come dirà Pino Rauti, la politica dell'ombrello, cioè la politica della copertura anche legale rispetto a quello che starà, che dovrà succedere di lì a poco. Rientra, dicevo, nel MIS il 15 novembre del 1969, un mese prima della strage di Piazza Fontana. Questa componente, appunto l'estrema destra, riesce quindi a tenere connessa un'area moderata, potenzialmente rappresentabile nella maggioranza silenziosa, nel ceto medio riflessivo, diciamo così, moderato del nord Italia, dove la recrudescenza fascista naturalmente ha un addentellato molto meno robusto. Storicamente siamo comunque in prossimità della fine della guerra, l'eredità del fascismo è ancora molto viva nel sangue, nella carne delle famiglie italiane, in particolare del nord Italia, che ha subito e patito la guerra civile e l'occupazione nazifascista del 43-45, mentre nel sud, ad esempio, il movimento sociale compone un'identità quasi parallela. Se nel nord Italia viene utilizzata la sua manovalanza, la sua militanza in chiave di ripristino dell'ordine, cioè di mantenimento dell'ordine contro le manifestazioni, contro il movimento operaio, contro gli studenti, e quindi, come dire, viene utilizzata una chiave d'ordine, di sostegno, cioè all'equilibrio esistente, nel sud Italia questa politica si ribalta completamente.
e quindi il carattere a base di massa del movimento sociale si esplicita in una forma diretta di conflitto che troverà nella rivolta di Reggio Calabria la sua massima espressione. Reggio Calabria l'avrete sentito tante volte, il famoso moto del boia chi molla. Reggio Calabria non diventa, non viene diciamo indicata come capoluogo di provincia dalla riforma, nell'ambito della riforma delle regioni che nel 1970 si varrà in Italia. A Catanzaro viene preferito come capoluogo di provincia, a Cosenza viene portata all'università, mentre a Reggio Calabria sostanzialmente non rimane nulla, né l'università, quindi un centro di sviluppo culturale, né il capoluogo di provincia, un centro di raccolta di risorse economiche. C'è un moto popolare, inizialmente non come dire, egemonizzato dall'estrema destra, ma in cui l'estrema destra riesce a costruire egemonia. Egemonia militante, egemonia di presenza fisica sul territorio, che si traduce in una larga egemonia di rappresentanza politica. Lì, probabilmente per la prima volta, il partito del Movimento Sociale diventa un partito che, come dire, paradossalmente, anche se il carattere delle manifestazioni è un carattere eversivo, antistatale, quella di Reggio Calabria sarà la rivolta più lunga della storia repubblicana, dovranno entrare i blindati, i militari in città per sedare la rivolta. Il carattere, dicevo, del Movimento Sociale muta, perché per la prima volta il MIS, per quanto rappresentante di un movimento tendenzialmente eversivo, che protesta contro una riforma, quella delle regioni, che era una riforma propria della Costituzione, che ancora all'epoca del 1970 non era stata attuata, come d'altronde l'istituto referendario, che abbiamo visto prima, la Costituzione entra in vigore il 1° gennaio del 1948, ma viene congelata a causa degli equilibri geopolitici. Dicevamo, il Movimento Sociale diventa, rappresenta per la prima volta un partito di massa, cioè che rappresenta un'istanza sociale. È un paradosso, ma è il paradosso dell'identità missiva. È il paradosso, come dice Almirante in un congresso degli anni 50, di essere, cari camerati, fascisti in democrazia. E questo paradosso è un paradosso che il Movimento Sociale mantiene dal punto di vista del profilo identitario. E cerca però di spendere politicamente, non in maniera nostalgica, in particolare Almirante, lo farà poi dopo ancora in maniera più approfondita Fini, il Movimento Sociale e l'area dell'estrema destra guardano alla spendibilità di questo consenso nell'ordine della riformulazione del principio e dei principi attuativi e della forma stessa dell'istituzione repubblicana. Il primo giorno di tutte le legislature Giorgio Almirante arrivava in commissione affari costituzionali e presentava un disegno di legge di riforma presidenzialista dell'ordinamento italiano. Naturalmente veniva bocciato, però l'orizzonte a cui guardava la comunità missina e il partito politico che la rappresentava guardava ad una riformulazione del perimetro costituzionale che invertisse le misure della legittimazione all'accesso al governo. Non più cioè la compatibilità dei partiti al paradigma valoriale costituzionale, ma la resa di compatibilità dell'ordinamento costituzionale con l'identità dei partiti. Sembra un rovello formulistico, e invece è esattamente quello che succede dalla fine della guerra fredda, in particolare dai referendum del 1992 e poi dal passaggio di transizione 93-94 nel nostro paese, quando un blocco di forze nuove che non ha partecipato al processo costituente e non trae le sue radici d'origine identitarie da quelle esperienze, i partiti nuovi della Lega Nord, il partito nuovo
di Forza Italia e il partito identitariamente ridefinito ex Movimento Sociale, poi Alleanza Nazionale, accedono al governo e attraverso il nesso soprattutto legato al referendum elettorale portato avanti da Mario Segni e da Achille Occhetto, cioè da un esponente centrista Segni, ex democristiano, e da Achille Occhetto, segretario del PDS, ex segretario del PC, quella semplificazione che determina la composizione di due schieramenti maggioritari, entrambi con libero accesso al governo, cioè quindi liberi di contendersi la guida nazionale del paese, stante la fine della guerra fredda e quindi lo sblocco del nostro sistema. Ecco, questo passaggio di transizione richiama e ricava da quell'elaborazione politica propria della destra, non solo estrema, il suo tratto d'origine, la resa di compatibilità costituzionale alle nuove identità politiche. Il principio della rappresentanza di queste istanze come motore di riforma del perimetro costituzionale. In questo l'eredità della destra estrema e non è un'eredità molto forte, presente, o appunto un'anima nera, un magma calcico che con la fine della guerra fredda riesce ad emergere perché trova un nuovo spazio di cittadinanza e lo trova, badiamo bene, in una corrispondenza effettiva con l'altra componente che era stata fino a quel momento esclusa dall'accesso al governo, il PC, per motivi geopolitici, lo dicevamo, che guarda quella soluzione come a una soluzione di continuità, quindi a una fine, a una rottura, a una chiusura di un'epoca, quella che i giornali ci hanno spiegato chiamarsi Prima Repubblica, e la nascita di una seconda, con un perimetro politico allargato anche alle due ex estreme, che ridefiniscono la loro identità, ma che rimodulano con essa anche la struttura costituzionale e rappresentativa del nostro Parlamento. E da questo punto di vista, lo dicevo prima, l'eredità dell'estrema destra è un'eredità importante che, per richiamare, come dire, le parole con cui abbiamo iniziato, quelle di Moro, evidenzia come quest'area sia stata molto più larga, molto più influente, molto più incidente sui nostri equilibri politici, sul nostro spazio pubblico, di quanto la stretta ridotta Messina abbia dimostrato dal punto di vista della rappresentanza in termini di voti e in termini parlamentari. Io, se voi siete d'accordo, farei quest'ultima mezz'ora con di dibattito, insomma, di domande, di interventi, di considerazioni anche da parte vostra, per rendere anche meno ferma, diciamo così, la discussione. Io non ho ben capito il passaggio, quello in cui si spiegava appunto come dall'articolo di Pasolini sia appunto quello di Milano sia una cultura, diciamo, antagonista, mentre quella di Piazza Loggia sia. Mi è sfuggito un po' il. Ma ragione perché non l'ho detto. Quello l'ho proprio mancato. Perché il 1974 è un anno fondamentale, il passaggio 73-74 è un anno fondamentale perché sul piano internazionale c'è un evento che modifica la struttura e la percezione anche la linea politica dei partiti italiani. L'11 settembre del 1973 si verifica in Cile il colpo di Stato militare che depone, assassinandolo, il presidente legittimamente eletto Allende, Salvador Allende, a guida di un arco di forze generalmente progressiste, diciamo un arco di forze che oggi definiremo di centrosinistra, che vinte le elezioni porta Allende alla presidenza del Cile. Il colpo di Stato militare guidato da Augusto Pinochet con il sostegno
del Dipartimento di Stato americano, evidenzia ciò che in Italia, diciamo, si è già palesato in una forma di guerra non ortodossa, di guerra non esplicitamente dichiarata in quei termini militari, e cioè che l'accesso di forze comunque connesse a Mosca rende incompatibile la struttura istituzionale con l'aderenza all'Alleanza Atlantica, per i motivi che dicevamo prima. Questo determina nel Partito Comunista in particolare e nel suo segretario Enrico Berlinguer una riflessione politica di respiro che è duplice, perché naturalmente ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi, critici, anche molto critici. Berlinguer lancia in 3 articoli pubblicati su Rinascita le tesi successive ai fatti del Cile, in cui sostanzialmente il segretario del PC compie un passaggio ulteriore rispetto al suo predecessore, ai suoi predecessori Longo e Togliatti. Se Togliatti aveva detto all'indomani della guerra mondiale, della fine della guerra mondiale, che mai il PC avrebbe raggiunto il potere con una rivoluzione, con un moto violento, ma avrebbe raggiunto attraverso la via democratica al socialismo la guida del paese, quindi abbandonando l'opzione rivoluzionaria e puntando tutto sulla costruzione del consenso maggioritario in termini di voti parlamentari, Berlinguer produce una misura ulteriore, aggiuntiva a questa disposizione di linea politica del PC, e dice: l'esperienza cilena ci dimostra che la vittoria col 51% di una forza della sinistra in campo occidentale non basta a che le forze della sinistra siano guida unica del paese, e quindi è necessario un grande compromesso storico tra le forze maggioritarie del paese. Questa dimensione, questo cambio di linea politica, che coincide con i passaggi che dicevamo prima, scioglimento dell'Ordine Nuovo nel 73, stragi fasciste del 74, produce una formula tendenzialmente bipolare ma consociativa dei due maggiori schieramenti, la Democrazia Cristiana da un lato e il Partito Comunista dall'altro. Bipolare perché appunto proietta lo scontro geopolitico internazionale, il partito filomoscovita e la Democrazia Cristiana inserita nel dispositivo dell'alleanza militare della NATO dall'altro. Ma allo stesso tempo obbliga, per i risultati elettorali, in particolare delle elezioni del 1976, alla formazione di un governo di unità nazionale, cioè al ritorno alla formula post-resistenziale in cui la DC e il PC governano insieme. E questo si avrà con i governi dell'astensione del 1977, il governo Andreotti, e poi con l'altro governo Andreotti successivo, il terzo governo Andreotti del 1978, che come sapete ottiene la fiducia il 16 marzo di quell'anno, giorno in cui viene rapito Aldo Moro a Via Fani. La connessione con il termine che Pasolini utilizza, le stragi del 74 sono antifasciste, risiede, diciamo, ha la sua natura specifica d'origine nell'idea che l'accusa di stragismo all'estrema destra determini e lo determini un immediato drenaggio di voti e di consensi verso la Democrazia Cristiana, quindi verso la stabilizzazione moderata del voto, la marginalizzazione del movimento sociale che a quel punto non serve più né come pungolo alla Democrazia Cristiana né come strumento di mobilitazione. Diventa, come dirà Andreotti in una tribuna politica molto famosa insieme in un dibattito con l'Ammirante, diventa necessario scongelare quei voti, far rientrare quei voti in libera uscita dalla Democrazia Cristiana, e Andreotti riuscirà con la sua politica a farli rientrare, rafforzando la Democrazia Cristiana per andare al confronto definitivo col Partito Comunista. Confronto definitivo che basa la sua propaganda sull'anticomunismo, ma che è finalizzato alla politica esattamente opposta. Lo stesso farà il PC, una politica e una propaganda
diametralmente opposta a quella linea politica. Il nemico di sempre è la Democrazia Cristiana, l'alleato di domani sarà la Democrazia Cristiana. La connessione quindi tra i fatti del Cile, i fatti italiani e la politica del compromesso storico hanno, da un lato, il vantaggio di drenare quel retroterra sociale in cui la strategia della tensione era potuta, aveva potuto mettere solide radici, aveva potuto trovare finanziamenti, connessioni, coperture, perché appunto i termini del confronto politico si spostano dalla marginalizzazione del PC alla necessità di fare i conti con una forza politica, lo dirà Amendola in un'altra tribuna elettorale, una forza politica che rappresenta un italiano su tre, perché il Partito Comunista nelle elezioni politiche del 76 ottiene il 34,4% di voti, un italiano su tre vota PC, e quindi un qualsiasi partito politico deve farci i conti, gioco forza. Quindi i termini del conflitto non sono più la marginalizzazione dell'opposizione comunista, ma il suo coinvolgimento e allo stesso tempo la riconversione della sua politica. Nel 75 il PC ottiene una vittoria larghissima alle amministrative e diventa e va a comporre delle giunte cosiddette rosse insieme al Partito Socialista, che lo portano, lo proiettano alla guida di città importantissime: Roma, Genova, Torino, Napoli, Milano. L'anno dopo ottiene il suo massimo storico. In questo passaggio il PC presenta in Parlamento un piano che si chiama Proposte dei comunisti per le forze armate, in cui per la prima volta nella sua storia il PC approva un piano di spesa militare, di riarmamento dell'arsenale della NATO in Italia. Quindi il partito di Mosca compie un traghettamento sul piano anche della politica di compatibilità militare, che deve determinare il suo accreditamento all'accesso del governo, all'accesso al governo. Per il popolo, per noi, per l'opinione pubblica, questo passaggio si traduce nella famosa intervista che Giampaolo Pansa fa a Berlinguer, in cui il segretario del PC dice di sentirsi più sicuro sotto l'ombrello della NATO che non sotto quello del patto di Varsavia. Ma i passaggi in essi sono assolutamente, come dire, vincolati a quello specifico contingente passaggio storico. Un passaggio storico difficilmente compatibile con l'equilibrio complessivo nazionale e internazionale, che infatti si scioglie come è noto appena due anni dopo. Le elezioni del giugno 76 trovano la loro soluzione di continuità con la fine dei governi di solidarietà nazionale, che di fatto nella loro formula politica si concludono all'indomani dell'assassinio di Aldo Moro. La legislatura va a termine con elezioni anticipate nel 79, da quel momento in poi si apre un'altra storia, un'altra vicenda dell'Italia repubblicana, c'è una periodizzazione anche diversa dal punto di vista storiografico, in cui per esempio c'è una ripresa forte dell'altra forza della sinistra, il Partito Socialista, che con la nuova segreteria Craxi, intervenuta nel 1976, restituisce una nuova centralità all'alleanza di centrosinistra DC PSI, un'alleanza competitiva, non più penalizzante per il Partito Socialista, così come era stato il primo centrosinistra, i governi di centrosinistra dalla metà degli anni 60. Un'alleanza competitiva che porterà il Partito Socialista alla guida del governo, il governo Craxi nell'84, e al raggiungimento del massimo del 14%, che significava, come dire, una ritrovata centralità dell'altra forza della sinistra e una nuova marginalizzazione politica del partito di Berlinguer. In questo complesso, in questa ridefinizione, nuovamente si ritrovano i margini dialettici tra arco parlamentare ed estrema destra. Su che terreno? Sul presidenzialismo. Le lettere, gli incontri che il partito, il segretario del PSI, Craxi, avvia con Almirante,
restituiscono all'immaginario collettivo una nuova reimmissione dei circuiti, come dire, di proposta politica dell'estrema destra, un'estrema destra che a partire dalla metà degli anni 70 non viene più vista come una ridotta da marginalizzare, viene sostanzialmente dal punto di vista anche dei lavori parlamentari attraverso la disposizione dei regolamenti del Parlamento, del nuovo regolamento alla Camera soprattutto, che rende utilizzabili e spendibili i voti missini, che non sono, come dire, dei voti marginali. Puoi pensare soltanto che il Presidente della Repubblica Leone viene eletto con i voti decisivi del Movimento Sociale nel 71 al Quirinale, in sostituzione di Moro, che era il candidato alla Presidenza del Consiglio, alla Presidenza della Repubblica in quelle elezioni. E voi capite che un conto sarebbe stato Moro al Quirinale con l'avvio della politica del compromesso storico, un conto fu Giovanni Leone, notabile della destra DC al Quirinale durante la politica del compromesso storico. Lì l'elemento missino determina un cambio del senso della politica nazionale, confermando il fatto che Moro stesso scriverà nel suo cosiddetto memoriale, che poi memoriale non è, durante i giorni della giornata delle brigate. E quindi in questo senso le stragi sono antifasciste del 74, indicano la matrice dell'estrema destra nell'ottica della sua marginalizzazione e dello sblocco, dello scongelamento di quei voti che anche l'ottica della destra non riconosce. E quindi la bomba a Brescia dovrebbe essere i segreti o chi deve essere. Secondo... Diciamo così, l'inchiesta adesso è stata anche riaperta, eccetera, si è conclusa malamente con le assoluzioni che sappiamo, sono tutti assolti, nessuno colpevole, i familiari delle vittime condannati al pagamento delle spese processuali. La strage di Brescia ha due chiavi di lettura finora dal punto di vista storiografico, nessuna delle due, come dire, strutturata a mio giudizio. L'una vede appunto la logica dell'attentato direttamente contro la manifestazione sindacale, in una chiave dichiarata di guerra a un pezzo della società, a quella parte politica, da parte di un'altra parte. Un'altra chiave di lettura, che però sarebbe una logica suicida, abbiamo visto adesso. L'altra chiave di lettura è quella dell'attentato contro i carabinieri, nella logica del taglio dei rami secchi, del taglio della manovalanza. La strage di Brescia, se compiuta in quei termini dalle cellule dell'estrema destra, mirerebbe a colpire i carabinieri, cioè la rappresentazione di quel corpo militare che aveva avuto legami con la strategia della tensione. Nella stessa logica dell'attentato di Peteano, compiuto da Vincenzo Vinciguerra, che attaccherà proprio i carabinieri, farà morire tre carabinieri, riempirà una macchina di esplosivo, chiamerà, non lui direttamente, insomma il suo sodale, chiamerà la polizia, faranno raggiungere questa macchina dai carabinieri, la faranno esplodere, nell'ottica di Vinciguerra, i carabinieri che erano collusi con la strategia della tensione. Vinciguerra lo farà in un'ottica rivoluzionaria, secondo lui i fascisti avrebbero dovuto fare la rivoluzione senza i corpi dello Stato. Però l'indicazione è i carabinieri hanno delle connessioni con la strategia della tensione. In un'ottica rovesciata, la strage di Piazza della Loggia potrebbe avere questa chiave di lettura: colpire i carabinieri che hanno in qualche misura tradito. Siamo all'indomani dello scioglimento di Ordine Nuovo, delle inchieste sull'estrema destra,
e quindi addirittura dell'ipotesi di messa fuori legge del MIS. I carabinieri vengono colpiti in quell'ottica. Che succede? Che poi tante volte però la storia cammina su gambe piccole piccole, e quindi anche in un caso, anche la pioggia può modificarne il senso. Ora, nella piazza di Brescia, normalmente le manifestazioni finiscono in questa piazza grande e il servizio d'ordine di carabinieri e polizia si colloca sotto i portici della piazza, sotto il porticato della piazza. Quel giorno a Brescia pioveva e quindi sotto i portici della piazza si collocano le persone, e quindi il servizio d'ordine si sposta, si allarga, e le bombe che sono piazzate dentro il cestino stante sotto i portici esplode e travolge i civili, non colpisce i militari. Questa può essere una chiave di lettura, però ripeto, nessuna delle due ad oggi, a livello di documentazione e di rispondenza metodologica, ha trovato, come dire, una sua forma corroborata, insomma, da misure importanti dal punto di vista storiografico per essere dichiarata, come dire, sostanziale. La misura per Piazza Fontana, sì. Per Piazza Fontana, diciamo, la matrice e la logica che muove quel movimento, quella strage, quell'operazione militare, è ormai dal punto di vista storiografico pienamente ricostruita. Noi possiamo dare una lettura abbastanza strutturata grazie alla massa di bombe. Non sappiamo chi materialmente ha collocato la bomba, se Paolo Rossi piuttosto che Mario Bianchi, ma la logica, la ricomposizione, la contestualizzazione, la massa di documenti, la metodologia usata, l'incrocio delle fonti e anche la diversità di provenienza di queste fonti permettono una ricostruzione che, tra l'altro, per Piazza Fontana, come dire, ha una significanza veramente quasi unica, perché è l'unica strage, quella di Milano, che poteva essere raddoppiata con una strage a Roma. È un'operazione che ha un campo doppio ed è l'unica dentro la logica della strategia della tensione a muovere un dispositivo di questo genere, perché né le stragi successive, né tantomeno quelle del 74, quelle degli anni 80 eccetera, muovono in questa logica dal punto di vista proprio strettamente militare. E quindi, diciamo, da quel punto di vista la strage di Piazza Fontana, come dice Pellegrino, della strage di Piazza Fontana non sappiamo chi è l'autore materiale, presidente della commissione stragi, diciamo, ma sappiamo, come dire, abbiamo ricostruito un quadro abbastanza completo, diciamo così. Prego. Io avevo due domande. La prima riguarda... Scusate, io devo... riguardava l'MS in quanto tale, cioè, perché mi chiedevo su, cioè, certamente c'è una componente del partito che difende il sistema, appunto si schiera a favore della NATO, di Israele nella guerra contro la Palestina, però dall'altra si nota anche comunque nell'estrema destra c'è una corrente molto forte, si può definire molto antisistema. Cioè nel 68 il Furano occupa il Salone del Movimento Studentesco, la battaglia di Giglia, eccetera. Nel 73 uccide un poliziotto in uno scontro prettamente tra estrema destra e polizia qui a Milano. E poi soprattutto negli anni 80 sfocia solamente in un anticapitalismo, un antiamericanismo, eccetera. Per cui è evidente che un altro segmento di questo tipo c'è. Volevo capire, non so se è possibile, quale delle due fosse più... seguita, numericamente fosse maggioritaria. La seconda risposta è un po' dalla lezione, però mi sembra importante, cioè sulla metodologia della ricerca storica riguardo a questi anni, il ruolo dell'inchiesta giudiziaria, che ruolo ha, perché, cioè, l'inchiesta giudiziaria di per sé mira alla ricostruzione della verità, di fatto si è visto abbastanza chiaramente che tra coperture eccetera non si sa bene come, però di fatto la verità non è ricostruita mai. Per cui lo storico come si pone davanti a questo. Dunque, parto subito da questa, che, diciamo, sciogliamo subito. No, sono due sfere completamente diverse, che possono naturalmente incontrarsi, però
un conto è il piano giudiziario, la sfera giudiziaria, che deve accertare le responsabilità individuali e deve promulgare delle sanzioni penali. Lo storico non fa questo, fa un'altra cosa, ricostruisce il contesto, ricompone un insieme di fattori che restituisce a chi legge il passato non tanto la prospettiva per il futuro, la storia maestra di vita, cioè la domanda al presente. Questo sì, la storia non può fare. Non può essere maestra di vita, non ricostruisce prospettive quando sentiamo le formule perché non accada mai più, affinché non accada mai più, sono formule prive di senso e piene di retorica. Quello che può fare la storia è ricomporre un quadro insieme. Un quadro insieme significa che noi capiamo i processi, i grandi processi, e allora leggendo i grandi processi capiamo che le singole individualità hanno un ruolo, ma non rappresentano il punto essenziale. Hitler non è un pazzo criminale, ma è il terminale di un processo politico. La Shoah non è l'impazzimento di un popolo, ma è il prodotto di un processo storico, culturale e politico-economico che determina quel passaggio. Per le stragi e per, diciamo, la vicenda dell'Italia repubblicana che qui abbiamo affrontato, ci troviamo di fronte allo stesso tipo di metodologia, per cui noi ricostruiamo il complesso. Corrado Guerzoni, che era uno dei più stretti collaboratori di Moro, secondo me, e non era uno storico, ha rappresentato bene il compito della ricostruzione di quegli anni con la teoria dei cerchi concentrici, che è perfetta secondo me dal punto di vista anche della semplificazione, quindi della come dire, dell'espressione diretta. Alla fine del 69, spiegava Guerzoni, ci può essere un nucleo duro di industriali, di componenti economiche importanti, nazionali e internazionali, che può cominciare a dire, beh, però insomma, alcune centinaia di milioni di ore di sciopero sono un po' tante, perdiamo di competitività, la nostra catena distributiva di prodotti, il nostro saggio di profitto, la composizione del processo di accumulazione, questa roba qua è fortissimamente destrutturata ed è un primo cerchio. Il cerchio un po' più largo, quello magari dei politici, comincia a dire, beh, effettivamente tutti i giorni scioperi, tutti i giorni manifestazioni, tutti i giorni incidenti, problemi di ordine pubblico, effettivamente bisognerebbe dare una stretta. C'è un terzo cerchio a quel punto, che è il cerchio dell'opinione pubblica, che spinto dai primi due comincia a dire, ma insomma, i negozi distrutti, le molotov per strada, i picchetti operai che impediscono a mio marito che vuole andare a lavorare di entrare nel posto di lavoro, effettivamente un ripristino dell'ordine anche duro ci potrebbe far comodo, potrebbe essere una risposta a questo. L'ultimo cerchio, senza bisogno di un input, senza bisogno che Paolo Rossi dica a Mario Bianchi fai, capisce e fa. Ecco, lo storico, il compito dello storico non è tanto quello di indagare penalmente, giudiziariamente e capire se Mario Rossi o Paolo Bianchi sono i colpevoli della strage, ma capire questo processo, perché di fronte al presente la domanda che noi possiamo porre sia compatibile con gli sviluppi della società in cui viviamo e quindi con la capacità di fornirci griglie interpretative e strumenti per avere anche la possibilità quantomeno di criticare e fino anche di incidere nella vita pubblica con la nostra rappresentanza di cittadinanza. E quindi in questo sì, la storia ha a mio giudizio un forte senso, ha un forte senso anche dal punto di vista, come dire, pubblico, politico, pur rimanendo anche da quella sfera separata. Sono, come dire, due
amanti appassionati che però sono divisi da un carattere inconciliabile, la politica e la storia. E quindi credo che in questo senso l'approccio con la materia giudiziaria sia, diciamo, un approccio che deve essere molto attento alle fonti, molto attento e molto rigoroso al loro controllo soprattutto. Per quanto riguarda invece la parte sulle identità missine, possiamo ricollegarci a questo discorso. La storia non fa una foto, non è una foto, non è una polaroide che ferma un'immagine e quindi non prende in considerazione quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Un conto è il movimento sociale del 68, dove c'è la partecipazione anche della base messina ad alcune manifestazioni. Altro è, a mio giudizio, la manifestazione di Valle Giulia. La manifestazione di Valle Giulia vede dei gruppi organizzati di neofascisti guidati da tutti i militanti, i quadri, che poi svilupperanno la pratica e la tattica dell'infiltrazione dei gruppi dell'estrema sinistra. Noi a Valle Giulia abbiamo delle chiare, Adriano Titti, Mario Merlino, cioè tutto il personale politico, missino e non, che dentro quel movimento costruisce il retroterra per l'operazione di infiltrazione. Quindi sono due cose diverse. E poi tra l'altro negli scontri di Valle Giulia c'è una partecipazione anche militare, diciamo così, dell'estrema destra importante, proprio dal punto di vista della tenuta della piazza. Altra cosa è il movimento sociale del 69, che è già il movimento sociale che ha fatto la svolta, che ha portato Almirante e Caradonna il giorno dopo, il marzo del 68, all'aggressione squadristica di Lettere. Quindi è già un altro movimento sociale che guarda cioè a una fase successiva come a una non ad una connessione con i movimenti e a una sua infiltrazione, ma come a un suo riprodurre un'immagine d'ordine in grado di rafforzarne politicamente la rappresentanza. Altra cosa ancora è il movimento sociale del 73, un movimento sociale messo all'angolo con sue frazioni ordinoviste messe sotto processo, con suo personale politico arrestato, Pino Rauli viene arrestato per la strage di Piazza Fontana nel 71. È praticamente rinchiuso di nuovo in un ghetto da cui tenta di uscire con una formula che è quella della manifestazione che porta alla morte dell'agente Marino, che in realtà è quasi in contraddizione con l'immagine d'ordine che specie nel nord Italia è immessa a tentare di costruire. È quel punto che produce, come dire, la fine dell'ipotesi della maggioranza, dei due movimenti sociali, il movimento sociale a base di massa tendenzialmente sottoproletaria al sud e il movimento sociale a base di massa di ceto medio, maggioranza silenziosa, d'ordine al nord. Quello schema con il 73 finisce, si rompe, che appunto l'immagine del poliziotto, dell'uomo d'ordine, ucciso dai militanti missini, pone fine a questa autorappresentazione a cui il missa aveva provato a, in cui il missa aveva provato a raffigurarsi. Ci sono altre domande? Beh, io farei un applauso. Direi che ci ha dato un quadro del più ampio anche di quanto avevamo detto all'inizio, un quadro che riguarda di fatto la storia della destra italiana e della destra sociale in Sicilia. Tra l'altro sarebbe bene approfondire ulteriormente questi temi, abbiamo accennato a tante cose perché non era possibile, accennato a tante cose solo perché non era possibile per i tempi, siamo già fuori di 5 minuti, ma l'argomento è interessante, come hai detto che non è quindi assolutamente. Nel frattempo grazie a tutti voi, ci sono le firme, grazie di nuovo a Dottor Conti per la sua bellissima.